No, già. Che cos'è? Certamente non è una promulgazione o una emanazione. No? Credo, perché in fondo poi la maglia gatta ha una sorta di natura contrattuale, rassomiglia più a un contratto o a un piccolo trattato forse internazionale, un trattato interno, ed è un documento che poi prenderà nel 1215. C'è un abbozzo, poi diventa almeno giuridicamente vincolante verso la fine del 1200, cioè il 1297. Ora, io mi limiterò a dire veramente due parole, due secondi, perché la celebriamo come una Costituzione, certamente no, la Magna Carta non è una Costituzione, potremmo dire che è un embrione. Cioè contiene al suo interno alcuni degli elementi ancora non distinguibili chiaramente, così come avviene in ogni embrione, principi e di istituti che poi si svilupperanno, ma si svilupperanno secoli dopo. Quindi oggi è, come dire, una sorta di principio attivo al discorso costituzionale, ma è certo che ogni riflessione sul costituzionalismo forse può bene a ragione partire dalla Magna Carta, perché quali sono questi due piccoli embrioni? Da una parte il fatto che si riferisce ad un accordo tra i re e i feudatari, ma investe anche in qualche modo gli altri cittadini, cioè non solo le due parti dell'accordo, e quindi in questo forse si può intravedere uno degli elementi che poi saranno alla base dello sviluppo dell'idea di Costituzione, almeno a partire dalla Rivoluzione francese, cioè la Costituzione intesa come limitazione del potere. E allo stesso modo la Costituzione intesa come carta dei diritti trova una piccola radice, forse meno piccola di quanto possa sembrare ad un primo esame, proprio in questo documento. E alcuni dei diritti, per esempio, il diritto, forse è difficile rapportarlo al giusto processo, ma insomma il diritto al processo trova lì la sua matrice storica, così come lo stesso diritto di libertà personale. Ma io non mi trattengo oltre, mio è un ruolo di esclusivo moderatore, e quindi cedo la parola a Paolo Abbazzi, che procederà con una introduzione. Grazie. Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti i relatori che ci hanno accolto il nostro invito e ci hanno fatto questo grande piacere a essere qui presenti, e ringrazio tutti voi presenti, ringrazio gli ex giudici costituzionali, presidenti Marini e Maddalena, per averci onorato della loro presenza. Il convegno è stato intitolato Una cultura delle libertà. Perché? Perché l'idea che mi ha animato, ci ha animato, è quella di trovare un punto di incontro tra letture diverse del medesimo documento. Il testo del 1215 è un testo che è stato studiato, ha interessato molto sia i filosofi del diritto che i giuristi positivi, che ovviamente anche gli storici del diritto, corporazione alla quale appartengo. Quindi, perché questa è una cultura delle libertà, non è l'unica, è quella fortemente radicata in questo binomio di libertà e proprietà, di liberty and property, è una tradizione che poi attraverso riletture successive ha generato quello che conosciamo come liberalismo politico. La Magna Carta, intorno alla Magna Carta è stato costruito un vero e proprio mito. Esiste tutta una letteratura inglese che parla della fondazione del mito della Magna Carta. Intorno
alla Magna Carta si sono costruite delle polemiche parlamentari. Leggevo che proprio recentemente anche si è parlato e si è invocata la Magna Carta per la difesa di una serie di libertà. È chiaro che la costruzione del mito ha portato a una lettura strumentale, a una lettura astorica, a una lettura esagerata delle garanzie che la Magna Carta stessa presentava. Quindi sicuramente sarà oggetto della nostra discussione anche collocare storicamente il documento del 1215, che è un documento ancora di carattere feudale, è un documento pattizio, è un documento che va inserito nel contesto del basso medioevo. La libertà, della quale, e le libertà, meglio, come erano definite allora, erano i privilegi, e quindi, come ci hanno insegnato la storiografia, la lettura della libertà, a noi familiare, l'idea di libertà contemporanea potrebbe essere provocare un fraintendimento, perché quando si parla di Magna Carta Libertatum si intende la grande carta dei privilegi. Tuttavia ci sono, come ha detto già il professor Serges, degli embrioni, degli elementi che ci fanno pensare ad una tradizione che si sta inaugurando. Ed è una tradizione che sarà continuamente reinterpretata, e questo è il grande segreto della cultura giuridica anglosassone, è di mantenere pochi principi molto saldi, e questi stessi principi vengono continuamente aggiornati e reinterpretati alla luce dei cambiamenti culturali, sociali delle epoche. Ma quali sono questi principi? Senza anticipare nulla, è chiaro che i principi sono sostanzialmente due. Il primo principio è una garanzia in tema di imposizione tributaria, è il famoso capitolo 12 della Magna Carta. Quindi la tassazione può avvenire soltanto in presenza di rappresentanza politica. E la seconda è il garantismo giudiziario. Ci sono delle garanzie di carattere giurisdizionali che allora erano identificate nella locuzione di legale judicium varium suorum, che rappresentano sicuramente un punto fondamentale nella storia del garantismo. Le formule latine, che poi saranno tradotte in inglese e che entreranno nel bagaglio della cultura giuridica anglosassone, continuano a ripetersi, e noi nella Magna Carta troviamo queste formule, per esempio il commune consilium regni nostri, troviamo la lex terre, ecco qui per esempio la letteratura angloamericana sull'interpretazione di quel vel, addirittura, no? Vel per le regem terre, si è scritto molto, si è studiato molto, perché significava il rispetto della norma vigente nel luogo. Infine il legale judicium, del quale abbiamo già parlato, che poi verrà reinterpretato come due process of law, e quindi il fair trial, fino ad arrivare alla lettura che noi abbiamo dato con giusto processo. Mi fermo qui. Il documento è uno, il documento verrà confermato nei secoli, questa tradizione della confirmatio cartarum è molto presente, i sovrani confermano le carte precedenti, confermano aggiungendo, quindi ogni volta si reinterpreta un po' il medesimo testo. Io mi fermo qua e vi ringrazio ancora, e sono appunto curioso e desideroso di imparare dalle relazioni che verranno presentate. Grazie. Benissimo, allora do la parola al professor Mario Caravaggio per la sua relazione. Grazie. Sono io che ringrazio Paolo Albazzi, che con questi suoi studi, con queste sue iniziative, con quella odierna, ha stabilito un colloquio molto efficace e significativo con i giuristi positivi per la nostra
materia vive di questo rapporto, che il suo insegnamento è diretto naturalmente alla formazione di un giurista, non di filologi o di letterati. Vorrei parlare del momento in cui è apparsa la Magna Carta, perché questa Magna Carta ha avuto un grande, il suo significato, il suo ruolo è stato molto enfatizzato a cominciare dall'inizio del Seicento, quando Edward Coke, nella discussione della difesa del common law contro la prerogativa regia, l'ha posta all'origine dei diritti del Parlamento, all'origine della difesa del common law. E dopo la gloriosa rivoluzione è entrata a far parte di tutta quella serie di testi che in qualche modo costituivano la base resa esplicita e ben definita della tradizione inglese di libertà e di della tutela del diritto comune, del common law. Per cui quando poi i liberali del continente hanno preso la monarchia nell'Ottocento, la monarchia costituzionale inglese come modello della monarchia limitata, si sono sempre rifatti alla Magna Carta, lo hanno utilizzato, ci sono tutti i nostri maestri dell'Ottocento, costituzionalisti, che molte volte invece di fare la storia dello Statuto Albertino o dell'esame dello Statuto delle istituzioni italiane facevano la storia della situazione dell'ordinamento inglese, mettendo in risalto la sua origine dalla Magna Carta. Però invece io vorrei esaminare nel momento medievale, inizio XIII secolo, in cui la Magna Carta stava concessa. Dirò delle cose che tutti sanno, ma le ripeto. E cioè, per rendersi conto delle caratteristiche del momento bisogna aver presente due elementi. Il primo è questo: è in quel momento ormai la Summa Omnium Divisio di Gaio, cioè quella liberi e servi, era stata da tempo abbandonata, e la situazione all'interno della categoria dei liberi era articolata perlomeno, diciamo, grosso modo, in tre situazioni, in tre status diversi, tutti e tre legati al rapporto tra il soggetto e la terra, perché al grado più alto di libertà, lo status massimo di libertà era quello tenuto dall'uomo che nulli subest, cioè il titolare alluviale di un dominio che non doveva, aveva un possesso originario della terra e a sua volta aveva la funzione di governatore, questa potestà banale con cui svolgeva un'attività di giudice, di governatore, di legislatore per tutte le comunità del suo dominio. Un grado minore era quella del vassallo. Il vassallo aveva ricevuto da un signore che aveva tante signorie fondiarie, alcune di queste, e dal momento della concessione svolgeva nelle signoria che aveva ricevuto, svolgeva la stessa funzione di potestà bannale, però non l'aveva presa in modo originario, ma l'aveva in modo derivato, e quindi aveva una serie di doveri nei confronti del concedente. Il concedente, il quale peraltro conservava una signoria sul territorio concesso, che poi sarà definita dai giuristi italiani nella divisione tra dominio mutuo e dominio diretto. Che cosa doveva? Doveva soltanto auxilium e consilium, cioè soltanto partecipare alla puria del signore e dargli il servizio militare, però in alcuni momenti era tenuto a dare anche una parte del suo prodotto, e questi momenti erano alcuni momenti del tutto eccezionali. Il primo era quello del riscatto del signore. La storia di Ivanò qual è? La storia del re d'Inghilterra che è stato fatto prigioniero
da un nobile tedesco, e allora Ivanhoe si muove, va dai feudatari del re inglese e chiede loro di tirar fuori i soldi per pagare gli scatti, e quindi gli rispondono di no, e quindi c'è tutta questa storia. Ma quello era, e l'altra funzione era questa: ci potevano essere dei momenti in cui l'intero patrimonio del signore concedente era, cioè quello delle signorie da lui direttamente gestite e quelle da lui concesse in feudo, era sottoposto a un pericolo eccezionale per ostacolare il quale il normale, ordinario auxilium non era sufficiente, e quindi il signore era costretto a investire una serie di denaro, di forze, nella organizzazione di una forza militare più consistente. E a questa forza, al pagamento di questa forza militare, erano chiamati anche i suoi vassalli, perché è una forza che andava pure a vantaggio loro. Questa è la situazione del secondo grado. Il terzo grado è invece quello del libero contadino, il quale libero contadino è libero, cioè non è servo, è un soggetto di diritto, ma è allo contempo sottoposto all'autorità banale del signore. E simbolo di questa soggezione è il fatto che gli deve in via ordinaria una quota del suo prodotto. Questo spiega perché nella tradizione occidentale c'è sempre una difficoltà a pagare le tasse. Diciamo, la rivoluzione francese l'ha cambiato, ha detto che la partecipazione all'erario pubblico è quella, è il simbolo dell'appartenenza alla nazione, ma questo, diciamo, nella cultura stenta a entrare. Quindi questo era il simbolo: pagamento, il versamento in via ordinaria agli ordini di fronte ad una richiesta del signore, il contadino non poteva. L'altro punto da cui bisogna partire è questo: che la fonte primaria del diritto è in quel momento la consuetudine. C'è un famoso episodio che racconta Mark Bloch nella società feudale, dei contadini a cui un signore aveva chiesto un giorno di portare dell'acqua dal fiume alla sua casa, e questi contadini la prima volta portano quest'acqua, la seconda volta lo fanno, la terza volta, guarda, a un certo punto gli dicono no, noi non lo portiamo più l'acqua, e quello gli domanda ma come l'avete portata fino a ieri, e quelli gli rispondono ma fino a ieri è stato un nostro atto spontaneo, nostra volontà, se noi continuiamo diventa un nostro dovere. Ecco, questa è la situazione. Qual era l'altro punto? L'altro punto è che nel momento in cui i normanni arrivano in Inghilterra, la divisione delle terre avviene in questa maniera: il re conserva come dominio diretto molte delle signorie che aveva trovato, altre le concede ai suoi fedeli, ai suoi cavalieri in feudo. Alcuni di questi a loro volta le distribuiscono ai loro fedeli, per cui si crea una piramide feudale: al vertice c'è il re come suzerain feudale, nel grado inferiore ci sono i tenentes in capite, all'ultimo grado i tenentes in servizio. Questo è il quadro. E allora avviene questo, che dalla fine del XII secolo i signori francesi, guidati da Filippo II Augusto, coordinati, avevano attaccato i domini del re inglese in Francia. E questa lotta era continuata non soltanto sotto Riccardo I, ma anche sotto Giovanni, che poi perde, si chiamerà senza terra, poveraccio. E effettivamente nel 1214 a Bouvines i francesi vincono e il re perde molte delle sue terre francesi. All'indomani di questa sconfitta i nobili inglesi si ribellano. E perché si ribellano? Si ribellano, vanno dal re e gli dicono: tu hai violato i nostri diritti, non sei più il garante del diritto, la tua funzione di re, che è quella di tutore del nostro diritto, è venuta meno, quindi sei un tiranno. E quello dice: ma perché, che ho fatto? Dice: hai chiesto continuamente il sussidio straordinario,
Dice sì, ma io l'ho chiesto perché c'era una situazione di estremo pericolo eccezionale, ma siccome questa richiesta era avvenuta in continuazione, appunto, il pericolo qual era? Il pericolo era che questa concessione da straordinaria diventasse ordinaria. E quindi non era soltanto il pagamento, era il fatto che il loro status di libero sarebbe diminuito. Sarebbero loro diventati in una condizione giuridica analoga a quella del contadino che sta sotto l'autorità balneare. Questo è un dato su cui nel mondo medievale la gente è pronta a morire. Non soltanto Dante dice libertà voi cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta, ma ci sono i vespi siciliani vengono perché le città non vogliono pagare agli ordini del re Angioino questa continua esazione della bolletta, perché invece fino al periodo svevo c'erano le curie regionali che l'avevano stabilito, quindi c'era stato il consenso. Allora questi si ribellano e ottengono questa Magna Carta Libertatum. Questa Magna Carta Libertatum, sotto questo profilo, finisce per essere molto simile alle solite Carte Libertatum, su Carte Libertatum, cioè un impegno di un signore di rispettare i diritti, mettendoli per iscritto e non lasciando alla tradizione, alla situazione così fluida e imprecisa, per cui ognuno dire, ma c'è un testo preciso in cui su cui si deve trattare. Però c'è un fatto invece contemporaneamente innovativo, e cioè il meccanismo che viene stabilito per le prossime, le successive richieste. Perché allora avviene questo, che si stabilisce questo Magnum Consilium in cui sono presenti non soltanto il re, ma anche coloro a cui il re si sarebbe dovuto rivolgere per avere il sussidio. E allora, soltanto se questo consiglio ritiene che sia veramente esistente lo stato di necessità straordinaria, allora sarà legittima la richiesta. Se questo consiglio non dice che invece non c'è questo stato di necessità, allora la richiesta sarà respinta. Non sarà più, cioè, il dominus feudale a stabilire l'eccezionalità della situazione, ma sarà questo consiglio. E quindi che cosa viene fuori? Viene fuori che questo consiglio è una sorta di magna curia, di corte di giustizia. Una sorta di corte di giustizia alla quale partecipano coloro i quali sono portatori di propri diritti. E questa è la caratteristica che avrà, che continuerà ad avere questo Magnum Consilium, che diventerà poi Parlamento, quando arriveranno anche i rappresentanti dell'ordinamento del common law, cioè delle varie contee, cioè dei diritti specifici che in ogni contea ha assunto questo diritto comune popolare, della tradizione popolare. Sarà quindi una corte di giustizia in cui sono presenti portatori di titolari di diritti, che quindi non hanno niente a che vedere con il Parlamento di oggi o il Parlamento dell'età liberale, in cui ci sono portatori di interessi, perché nello Stato nato alla Rivoluzione francese non ci sono diritti prima dello Stato. Qui invece ci sono dei diritti prima, e questa è la cosa interessante appunto di questo Parlamento inglese, è che la decisione che questi prendono è una decisione basata su quale diritto? Sul diritto che è comune a tutti e tre questi elementi particolari, cioè il common law. E allora ci sarà un'interpretazione originaria del common law fatta, quindi di un diritto comune, fatta da coloro che sono al contempo difensori dei propri specifici diritti, le prerogative, i signori, i loro privilegi, i comuni, i diritti particolari delle comunità. Questo intreccio di situazioni è molto medievale, e così rimane per tanto tempo, rimane anche fino a poco tempo fa, ma adesso la situazione è completamente cambiata. Grazie. Ringraziamo il professor Caravale.
professionalizzazione nella quale si intrecciano tutta una serie di profili che vanno dalla consuetudine appunto alla prima affermazione dei diritti e quindi dal ruolo che comincia a svolgere questa carta, che mi è parsa veramente molto interessante e ricca di spunti. A questo punto do la parola al secondo quest'ordine che ci siamo dati, al professor Rossi, per la sua relazione. Grazie. Grazie Presidente, lasciatemi dire la mia contentezza di essere qui di fronte a voi e all'interno di un consesso così, così vario e per questo anche così, così credo ricco, per parlare di un testo che è davvero importante. Importante al di là della stessa leggenda, tra virgolette, che si è costruita su di esso, insomma, la potenzialità mito poietica della Magna Carta è davvero notevole, ma noi sappiamo anche bene che, insomma, alcuni degli istituti che sì, in qualche modo possono anche affondare le radici in quel primo contesto sono poi emersi in maniera più chiara soltanto secoli dopo, giustamente veniva citata la gloriosa rivoluzione, insomma una serie di atti importanti sono seicenteschi e quindi naturalmente evitiamo di, come dire, appesantire questo testo anche di significati che non ha. Anche perché comunque, stando semplicemente alla sua lettura, significati importanti e non comuni ne possiamo trovare davvero molti. Quindi, al di là della funzione della evoluzione successiva, che in qualche modo trova lì un primo punto di partenza, in realtà direi che appunto non è il caso di riportare tutto indietro al 1215, anche se indubbiamente questa evoluzione costituzionale inglese non ha avuto il momento di cesura forte che ha conosciuto il diritto costituzionale in generale, il diritto del continente, e quindi è anche da un certo punto di vista comprensibile che si possa risalire indietro per tappe progressive fino a questo momento così lontano, cosa che non potremmo fare invece noi per i nostri diritti continentali. Siamo di fronte ad un testo asistematico, naturalmente, ad un testo, come è già stato accennato, frutto sostanzialmente di prassi, frutto di contrattazione politica che si trasforma anche in contrattazione che ha una manifestazione giuridica. Non è un esito, l'esito di un lavoro scientifico. Non c'è dietro a questo testo un giurista che scrive queste norme. Del resto sappiamo bene qual era stata la sorte non molto felice della scuola di Vacario, che si era sì trasferito in Inghilterra, ma poi era stato non tanto lui, ma insomma la sua scuola è stata costretta sostanzialmente a chiudersi perché non, quel diritto su base giustinianea veniva sentito troppo estraneo e volendo anche troppo favorevole agli interessi del sovrano. Quindi siamo di fronte a norme tutto sommato apparentemente facili, proprio perché non hanno dietro questa elaborazione scientifica tipica del lavoro dei giuristi, ma sono facili intanto in quanto si faccia un lavoro come quello che è stato appena fatto da Mario Garavaglia, cioè un lavoro di contestualizzazione storica, perché al di là dei miti e dell'accumulo di valore semantico un po' indebito, questi testi hanno un significato e ci parlano e ci dicono cose anche importanti solo a patto di ricondurli ad un contesto che è quello, come è stato appena detto, assolutamente tipico del mondo feudale, laddove l'Inghilterra dell'inizio del 200, anche se ha visto tardi arrivare il diritto feudale con la conquista dei Normanni, ha visto però anche un impiantarsi di questo diritto feudale molto forte, perché appunto i conquistatori ne hanno fatto uno strumento organizzazione del proprio mondo e quindi anche l'hanno imposto alla società che hanno ritrovato. Quindi naturalmente un caveat che è superfluo, ma qui si può anche dire in linea, in partenza, guai, con tutte le virgolette del caso, ma insomma guai ad utilizzare le categorie giuridiche moderne, per cui io non userò nessuna categoria giuridica propria dei costituzionalisti moderni, non solo perché non sono costituzionalista e non le saprei forse usare al meglio, ma soprattutto perché mi sembrano sfocate, ci darebbero una rappresentazione non molto adeguata alla situazione.
A ben vedere, la Magna Carta non è, non è in realtà, se andiamo a leggerla, se la mettiamo appunto in quel contesto al quale appartiene, non è in realtà un testo particolarmente innovativo, almeno sotto certi aspetti. Poi vedremo che alla fine del discorso emerge anche questa innovatività. Però, in partenza, quello che vuol fare, o meglio, quello che è costretto a fare il re Giovanni e quello che vogliono fare i suoi baroni che gli impongono questa messa nero su bianco di questi impegni, è nient'altro che sostanzialmente un'attività giuridicamente rilevante, non solo politicamente rilevante, questo è interessante sottolinearlo naturalmente, è un'attività di conferma del diritto vigente, sottinteso diritto feudale. Cioè qui non abbiamo tanto la creazione di nuovi istituti giuridici, ma innanzitutto abbiamo la riconferma della validità di norme feudali, di consuetudini feudali che in quel momento sono sotto stress. E sono sotto stress perché ormai da qualche tempo, in particolare il re Giovanni, le ha sottoposte a delle forzature, perché appunto era sì previsto che il re potesse chiedere in una serie di casi un auxilium, e quindi un aiuto economico ai propri vassalli, ai propri sottoposti, ma era anche previsto, stiamo parlando dell'inizio del 200, quindi queste consuetudini feudali hanno secoli di elaborazione lenta, di maturazione giorno dopo giorno, hanno secoli di elaborazione alle spalle, e alle spalle abbiamo anche finito da poco il lavorio in ambito milanese, padano, che ha portato alla messa per iscritto dei libri feudorum. Quindi questa possibilità di richiedere delle prestazioni anche in denaro, anche di natura economica, ci sono, ma solo a determinati patti, solo in casi molto molto ristretti, circoscritti. E invece, giovandosi evidentemente di una forza politico-militare che in quel momento avevano e che ormai Giovanni ha perso, vista la disfatta di Bouvines, il re ha forzato i termini del patto feudale e ha cercato di allargarlo indebitamente. Quindi quello che gli chiedono i baroni non è di essere esentati dal fornire il proprio auxilium, ma è semplicemente di riportare questo auxilium ai casi che ormai da generazioni, se non da secoli, sono quelli previsti, né più né meno. E cioè, vengono citati in più di un'occasione, sappiamo bene, sono stati già anche ricordati da Mario, innanzitutto la richiesta di partecipare al pagamento del riscatto per il signore feudale che è stato catturato in battaglia, la richiesta di partecipare alle spese per la cerimonia di addobbamento, usando un termine tecnico feudale, per il figlio del signore feudale che diventa cavaliere, e il caso della costituzione della dote per la figlia maggiore, laddove si specifica tanto nei libri feudorum quanto nella Magna Carta e anche successivamente in tutti i testi che richiamano questa consuetudine, che non si può parlare di richiesta legittima per una qualsiasi dote, cioè non deve essere soltanto la figlia maggiore, ma deve essere il primo matrimonio. Se, come spesso accade, la figlia si sposerà più volte, nei successivi matrimoni, per la costruzione delle successive doti, i vassalli non saranno tenuti all'auxilium nei confronti del signore. Quindi sono ipotesi molto limitate, molto precise, che evidentemente sono il frutto di una contrattazione lenta nel tempo, perché evidentemente quando norme consuetudinarie sono così precise non nascono dall'oggi al domani. Evidentemente ci saranno state una serie di casi di frizione nei quali il signore avrà chiesto ogni volta che la figlia maggiore, forse tutte le figlie si sposavano, la partecipazione alla costruzione della dote, perché questo voleva dire ovviamente poter garantire alla figlia un matrimonio migliore e quindi un'alleanza che si basava sul matrimonio più vantaggioso dal punto di vista politico-militare per lui e quindi anche per i vassalli. Quindi, da un certo punto di vista, era sensato il tentativo da parte del signore feudale di richiedere l'auxilium anche negli altri casi. Era altrettanto sensato, ovviamente, il tentativo poi, coronato al successo, dei vassalli di resistere a queste richieste. Quindi una contrattazione, il patto feudale è un patto, cioè un incontro di volontà in cui naturalmente alla fine si arriva ad un accordo dove però le parti
partono da posizioni diverse e da interessi evidentemente non collimanti. Di fronte a tutto questo, appunto, la corona inglese aveva forzato i termini del patto feudale, solo che Giovanni non è il peggiore dei re plantageneti, è soltanto quello che si trova nella situazione politico-militare peggiore da gestire, appunto, dopo una grave sconfitta. E quindi i suoi vassalli, i baroni del regno, colgono il momento di fragilità della corona per cercare di non tanto di acquisire diritti nuovi, ma innanzitutto di riportare il rapporto feudale di cui sono protagonisti entro i binari della tradizione. Quindi la Magna Carta ha innanzitutto, a mio avviso, questa funzione di riaffermazione della tradizione all'interno del rapporto feudale. Un rapporto feudale che per il regno inglese è fondamentalissimo, perché dicevamo prima, è già stato detto, appunto, i normanni si sono basati sul diritto feudale per organizzare il loro regno, e è accaduta questa cosa notevolissima che si ha solo in Inghilterra, per cui almeno formalmente però il re, come sappiamo bene, il re sarebbe il proprietario, quantomeno il signore eminente, titolare del dominio eminente di tutta la terra del regno. Quindi una situazione di eccezionale, singolarissima forza per il sovrano e di relativa debolezza per, naturalmente, per i baroni. D'altra parte, le richieste dei baroni, come emergono a contrario dalle affermazioni della Magna Carta, non si fermano soltanto a questo aspetto. Più in generale, c'è la richiesta, perché il re si impegna a garantire, c'è la richiesta che le prestazioni in denaro che vengono richieste siano mantenute entro entità contenute, nei limiti della ragionevolezza. La norma, la numero 5, l'articolo 5, anche se sappiamo bene che la Magna Carta non era divisa inizialmente in articoli, però è molto comodo, diciamo così, fare questa ripartizione. Quella norma parla di, usa la parola razionabiliter, è un termine tipico, ricorrente del diritto medievale. La ragione con la R maiuscola degli illuministi è tutta un'altra cosa, ma i medievali credono che il diritto debba essere di buon senso. Una norma che non è secondo un'azione et equitatem non è una norma che deve essere seguita, perché se non è ragionevole più che razionale non è neanche equa, e se non è ragionevole non è equa, allora non è diritto ma negazione e tradimento del diritto. Quindi questo chiedono i baroni, riportare in un limite di ragionevolezza le pretese del loro signore feudale, che non rinnegano come tale, solo che il signore feudale è all'interno di un patto e quel patto non può essere eccessivamente sbilanciato a favore di una delle parti. Ancora, i limiti giurisdizionali, perché naturalmente sappiamo bene che le consuetudini feudali, il mondo feudale ha sviluppato un troppo per quell'esigenza di bilanciamento di interessi e di posizioni giuridicamente rilevanti di cui parlavamo prima, ha sviluppato la regola basilare secondo la quale nella lite tra il signore e il vassallo decidono i pari del vassallo, e questo evidentemente è una grossissima garanzia a loro favore, e questa norma viene richiamata e si evidentemente si fa richiesta esplicita al re di ribadirla. Quindi limiti della giurisdizione regia, nel momento in cui evidentemente il re non è semplicemente il re nei confronti di tutti i sudditi, ma è innanzitutto il signore feudale nei confronti dei suoi vassalli, e dunque si richiama il principio generale del giudizio dei pari naturalmente dei baroni, dei vassalli e non del sovrano. Così come una serie di attività evidentemente erano state condotte dai sovrani e in particolare da Giovanni contra ius, ad esempio c'è la regola la quale impone al re, il re si autopone il limite secondo il quale deve restituire immediatamente gli ostaggi e le somme di denaro che ha ottenuto dai suoi vassalli a garanzia appunto del fatto che i vassalli gli siano fedeli. Una cosa che onestamente è abbastanza abnorme rispetto alla fisiologia del patto feudale. Quindi in tutti questi casi il re non innova, né gli viene chiesto di farlo, bensì promette solennemente di rispettare le consuetudini feudali.
Naturalmente, è già stato detto giustissimamente, non siamo di fronte ad una legge, ma una legge formale, non si crea nuovo diritto in questa maniera, bensì si convalida il vecchio diritto consuetudinario, la consuetudo al numero 2, secundum antiquam consuetudinem feudorum. È questo il senso dell'intervento, un ripristino delle regole basilari poste a fondamento del rapporto feudale a seguito della debolezza politico-militare del re in quel determinato momento. Così appunto restituzione immediata di terre e diritti che il sovrano in qualche modo ha usurpato e naturalmente ove nascano controversie in merito a questa restituzione, di nuovo una corte di baroni, se non sbaglio il numero di 25, quindi un abbastanza importante partecipata, in modo tale che decida su questa restituzione di terre e diritti. Evidentemente questa attività non era stata soltanto di Giovanni, perché si fa riferimento anche a quelle terre, a quei diritti, a quelle libertà che erano state in qualche maniera avvocate a sé dai sovrani precedenti, quindi re Enrico e re Riccardo, e si dice che in quel caso la restituzione potrà non essere immediata, ma si ammette una proroga relativamente al compimento della, sempre sullo sfondo ma mai portata a termine, crociata. Quindi intanto che non sarà terminata la crociata, o non sarà chiaro che la crociata non si farà e vi si rinuncerà, quelle terre, quei diritti che erano stati usurpati in precedenza potranno non essere immediatamente restituiti, ma quelli invece che sono addebitabili all'azione diretta di Giovanni dovranno essere restituiti subito, così come dicevo prima, gli ostaggi e le carte offerte in garanzia per la pace, per garantirsi la pace e la fedeltà dei baroni, dei vassalli. Interessante anche la norma, naturalmente non posso leggere tutte funzionalmente, anche solo funzionalmente, perché 63 paragrafi, 63 articoli sarebbero troppo lunghi per il tempo che vedo già al termine e finisco subito. Interessante anche la norma che prevede una generale revisione delle consuetudini, volta a cassare le cattive consuetudini ad opera di commissioni di vassalli, 12 se non sbaglio, in ogni, che si dovranno formarsi in ogni contea. Quindi un lavoro complessivo di ripristino, di rimessa in ordine, di restauro del vecchio diritto feudale. È una contraddizione in termini, una cattiva consuetudine, ma può evidentemente capitare ove ci si trovi in un momento in cui appunto le norme vengono in qualche maniera messe sotto stress e in qualche maniera c'è il tentativo costante di andare oltre. Allora, in ogni contea si dovranno individuare ed eliminare le cattive consuetudini. Dov'è l'aspetto veramente interessante? L'aspetto veramente interessante è che questo lavoro lo faranno i vassalli in autonomia, perché l'unico obbligo che viene fatto loro è quello di darne informazione al sovrano o al suo ufficiale, al suo rappresentante, informazione, quindi a cose fatte. Sappiamo bene come si è svolta diversamente la redazione delle consuetudini francesi alla metà del 400, laddove, per quanto a mio avviso e mi sembra secondo la storiografia prevalente, nonostante tutto quelle sono ancora consuetudini e il re ha comunque, il francese ha comunque un ruolo non tale da stravolgere il tutto, rimane il fatto che le commissioni a livello locale sono presiedute da un magistrato mandato da Parigi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i vassalli svolgono questa attività di ripulitura del diritto feudale in autonomia. È l'articolo 48. Ora, in tale cornice noi abbiamo alcuni gruppi di norme, ho detto prima è un testo asistematico, però qua e là ci sono alcuni gruppi di norme che hanno una coerenza dal punto di vista contenutistico. Innanzitutto, limiti alla imposizione di nuove prestazioni, perché dopo aver restaurato il vecchio diritto si tratta di impedire che ci siano poi, in condizioni politiche diverse, più favorevoli di nuovo alla corona, si tratta di impedire che vengano di nuovo tentazioni di allargare il potere del sovrano. E dunque, limiti alla imposizione di nuove prestazioni attraverso la previsione, che vi ho accennato prima, di una modalità ben stabilita, abbastanza dettagliata, con la quale si prescrive che tutti i conti, i baroni, i grandi del regno debbano essere convocati per lettera in un luogo e in un tempo
esplicitamente fissato, indicando esplicitamente qual è la causa della convocazione. Certo, sarà loro onere presentarsi, cioè l'assemblea, una volta che si è radunata, una volta che è stata fatta la richiesta da parte del sovrano di una nuova prestazione in denaro, verosimilmente, quell'assemblea ha il potere di decidere, anche se non sono presenti tutti, perché è un loro onere essere presenti. Però è un onere del sovrano mettere in condizione i suoi vassalli di decidere su questo, su queste nuove imposizioni. Ancora, un altro aspetto importante, il passaggio del feudo all'erede mortis causa, una cosa che ha rappresentato una evoluzione fondamentale del feudo, sappiamo bene, l'editto dei benefici, 1037, provato secondo il Sarico a Milano. Bene, qui, anche sotto questo aspetto, il sovrano aveva cercato non di abbattere questa regola, ma di stravolgerla, di volgerla a proprio vantaggio, e quindi imponendo un relevium, cioè una, chiamiamola tassa per intendersi, un prelievo in denaro che rappresentava il corrispettivo del fatto che l'erede potesse insediarsi sul feudo del suo dante causa. Anche qui tutto ciò va eliminato e bisogna ritornare alle vecchie buone regole consuetudinarie tradizionali. Infine, i limiti in campo giurisdizionale ai banivi, quindi l'ambito è feudale da ogni punto di vista, quindi lo sputagium, che è l'auxilium, che è simile all'auxilium, ovviamente non c'è solo auxilium, ci sarebbe anche, o meglio, l'auxilium in denaro, ci sarebbe innanzitutto l'aiuto militare. Ovviamente il rapporto feudale è un incontro di volontà, un patto tra milites per combattere innanzitutto. Ma con il tempo i vassalli spesso si sono sottratti all'obbligo di andare in battaglia pagando il tantundem per inviare dei soldati al loro posto. Questo è lo scutagium. Lo scutagium, il velegium, l'auxilium, è tutta una terminologia assolutamente tipica delle consuetudini feudali che viene usata in modo appropriato. Siamo all'interno di quel mondo. I banivi come funzionari regi sono una delle varie dimostrazioni del fatto che il sovrano ha organizzato il suo potere, che è al solito un potere di fronte di signore feudale, ma anche di sovrano nei confronti di tutti i sudditi, ha organizzato il suo potere sul territorio attraverso questi funzionari che hanno anch'essi progressivamente espanso le loro prerogative. I banivi devono essere ricondotti entro gli argini della tradizione e quindi non possono imputare, chiamare imputato nessun uomo libero, a meno che non ci siano dei testimoni. Non possono a loro volta imporre delle prestazioni in denaro fuori dalle regole, devono rispettare la giurisdizione dei pari, eccetera, eccetera, eccetera. Una serie, anche se sparse lungo la Magna Carta, ma una serie di regole che danno una immagine molto precisa di questo aspetto. A questo punto, è solo qui, è solo questo la Magna Carta? Sarebbe già un elemento molto importante, ma saremo all'interno della storia del diritto feudale. Certo, un elemento fondamentale della storia del diritto e delle istituzioni europee, però in fondo qualcosa che appartiene davvero alla storia e al passato. In realtà, leggendo la Magna Carta, troviamo qualcosa in più, ed è questo che fa la differenza, e questo è l'elemento di novità che poi riaggancia la Magna Carta come radice di un albero che poi è cresciuto fino ad arrivare al cielo. Intanto, queste regole, molte di queste regole, che sono tipicamente feudali, nate all'interno del mondo feudale, vengono estese a tutti gli uomini liberi. E questo non era scontato. Cioè, nel momento in cui i baroni mettono con le spalle al muro, alle strette, il sovrano, si arriva a qualcosa di più. Così come c'è una norma in cui si riconosce la libera possibilità di giovarsi del diritto esistente, delle proprie libertà per la città di Londra e più in generale per tutte le città del regno, abbiamo una serie di casi nei quali non ci si limita a parlare del re e dei baroni, del re e dei suoi vassalli, ma si parla del re come sovrano di tutti nei confronti degli uomini liberi, tutti. Questo comporta un cambiamento radicale del discorso. A questo punto siamo di fronte non più semplicemente a principi per quanto fondanti, fondativi, ma all'interno di un ordinamento, l'ordinamento giuridico feudale. Siamo di fronte invece alla enucleazione,
stavolta sì, nuova o comunque pionieristica, di principi di portata generale, appunto, usiamo la formula per verità, giusto processo, oppure limiti all'imposizione fiscale, che valgono per tutti, non più soltanto per i vassalli, ma per tutti gli uomini liberi. Ma stavolta sì, concediamoci un uso di terminologia moderna, siamo di fronte a principi che diventano di rango costituzionale. E a questo punto ecco come e perché la Magna Carta diventa qualcosa di più e di diverso da semplicemente un regolamento di conti, concedetemi l'espressione un po' così, da un riassestamento, un riallineamento di rapporti giuridici e politici semplicemente all'interno del mondo feudale, e diventa un'impostazione che può essere giustamente di lungo periodo dei limiti, parola ricorrente nella Magna Carta è effettivamente centrale per la sua interpretazione, dei limiti del potere politico e giuridico del sovrano nei confronti di tutti i sudditi. Grazie.